Ciao, ben trovato sul mio video, in questo mio nuovo video. Ciao da Stefano, che sarei ovviamente io, e ben trovato sul mio canale. Come spesso accade nel mio canale, parlerò di relazioni tossiche, amori malati, con narcisisti patologici, borderline oppure psicopatici. Io per correttezza premetto sempre di non essere uno psichiatra, sono un giornalista regolarmente iscritto all'albo che però, ahimè, è passato attraverso diverse relazioni tossiche. Ho fatto un mio percorso virtuoso e ne sono uscito egregiamente. Ho studiato in questi anni libri scritti da luminari internazionali come Otto Kernberg. Ho guardato numerosi video tenuti da psichiatri e psicologi molto bravi, anche italiani, lo confermo sempre in ogni mio video, che anche in Italia ci sono davvero degli ottimi professionisti. E ovviamente ho partecipato, la cosa più importante, ho partecipato a gruppi e seminari di persone che come me sono state vittime di relazioni tossiche, ho sentito molti racconti e ho metabolizzato alcuni concetti che voglio esporti. Il titolo del video di oggi è L'istinto della vittima. Allora, in una relazione tossica, naturalmente ci sono le tre fasi che ovviamente tu saprai già e comunque ti esorto a guardare i miei video sul love bombing, la svalutazione e lo scarto del narcisista patologico oppure del borderline. C'è però, soprattutto in un primo momento, nella fase del love bombing, una situazione in cui la vittima, pur ammaliata dalla presenza del narcisista, pur comunque sia corteggiata, perché il narcisista ovviamente all'inizio della relazione è molto presente, molto galante, molto passionale, fa dei regali, manda molti messaggi, chiama spesso. La vittima, insomma, si sente al centro della storia. In alcuni casi, come ad esempio con i border o con il narcisista covert, il carnefice, cioè il borderline o il narcisista, si apre alla vittima, la pone al centro della propria situazione e naturalmente la vittima si sente importante perché ovviamente gli parlerà della sua triste infanzia, gli parlerà di come i suoi genitori siano stati cattivi con lui, anaffettivi. E ovviamente la vittima, intanto sposto la bottiglia dell'acqua, intanto la vittima si sente ovviamente importante per questa cosa qua, per questo narcisista. E appunto è il modo, diciamo, specifico e diciamo più diffuso con cui i narcisisti covert e i borderline agganciano la loro vittima. La vittima però all'inizio di questo love bombing a un certo punto si sente un attimino confusa. Si sente un attimino, non capisce, non ha mai capito, non ha mai sentito un tale bombardamento d'amore, non ha mai, nessuno mai l'ha posta al centro della propria vita così rapidamente. E questo è l'istinto. È qualcosa di inconscio che la vittima sente all'interno, è come un campanello d'allarme, che ovviamente non percepisce come d'allarme, percepisce come qualcosa di particolare, dice: wow, ho trovato davvero l'uomo perfetto, la donna perfetta. Ma è proprio lì che la vittima dovrebbe iniziare a fare due calcoli. Non è normale che una persona appena conosciuta ti ponga al centro della propria vita. Non è normale che una persona si esponga con te all'inizio come fa il narcisista o il borderline. La vittima deve essere conscia che il love bombing è una recita. Il narcisista o il borderline non sono veramente innamorati della vittima e non lo saranno mai. Semplicemente la vogliono agganciare per poi creare un nuovo suddito, tenendo sempre presente che i narcisisti e i borderline hanno una grande collezione di sudditi. Ovviamente loro non lo dicono, ma hanno già irretito diverse vittime in passato, con risultati alterni naturalmente, perché una persona non codipendente, quindi con una propria integrità emotiva, quindi non con, diciamo, dei problemi risolti per intenderci, non si fa agganciare. Nasa il fatto che c'è una recita, che il narcisista sta facendo una recita e semplicemente tende a scartarlo pur sentendosi adulata. Il codipendente ha dei, diciamo, dei traumi risolti derivati dall'infanzia, che
ovviamente esorto sempre a fare un percorso virtuoso con uno psicologo bravo e ad uscirne. Ma è l'istinto che fa la differenza. Quando ti senti, quando la vittima si sente confusa, è il momento di dire stop. Qui c'è qualcosa che non va. Ma è quasi impossibile, perché, ripeto, nella fase del love bombing, se no non si chiamerebbe appunto love bombing, si sente importante. Come dicono alcuni psichiatra, di cui io ho grande fiducia e rispetto, ha un po' una sua fase curativa il love bombing, cura delle ferite molto vecchie e molto profonde che la vittima si porta dentro. La vittima non si sente importante per le persone. Perché per prima, per i genitori, non era importante. I genitori alternavano momenti di calda a momenti di freddo e la vittima è cresciuta con dei gravi traumi interiori, che ovviamente lei non è conscia di ciò, ma che li porta dentro e li espone legandosi appunto a un narcisista patologico, un borderline, il quale sa benissimo di avere a che fare con una persona con dei traumi risolti all'interno. Quindi il tuo istinto, se sei una vittima, oppure se conosci una vittima, se sente confusione, è il primo segnale ed è il più importante per dire c'è qualcosa che non va. Bene, il video è finito. Se ti è piaciuto, clicca i like, condividilo se reputi che qualche persona possa essere utile, clicca la campanellina per seguire i miei aggiornamenti che spesso e volentieri parleranno di relazioni tossiche. Ma ci sarà anche una collana legata al pensiero positivo sulla scorta di libri internazionali, come quelli scritti da un caposaldo, secondo me, come Napoleon Hill. Ciao da Stefano.